Va ora in onda l'Espresso del Froldi. Pensieri liberi e non vincolanti sul mondo della Formula 1. Bene, a caldo dunque commento questo Gran Premio per l'Espresso del Froldi. Beh, che cosa possiamo dire? Intanto un grandissimo Alonso, un Alonso straordinario, e diciamo che la gara è vissuta tutta su quel duello, perché ovviamente alla fine dei conti Max ha fatto il solito, diciamo, gioco del gatto col topo, e perciò alla fine dei conti non c'è stata trippa per gatti, anche se potremmo dire la McLaren siamo stata veramente la più forte dopo la Red Bull. Perez si è dimostrato invece ancora una volta incapace, con un missile, con un'astronave, di riuscire a fare podio, e noi ne siamo ben contenti, perché almeno abbiamo un podio variopinto, nel senso che sappiamo che il primo posto è impossibile, ma almeno il secondo e il terzo possono vedere più piloti. Parentesi, Ferrari, beh, la Ferrari, non saprei neanche da dove cominciare, nel senso che c'è qualcosa che non quadra in quanto è accaduto alla Leclerc. È altamente probabile che non sia un errore del pilota, come ho sentito da parte di qualcuno che può essere definito odiatore di Leclerc, ma c'è stato sicuramente un problema di qualche tipo, molto probabilmente idraulico. E anche Sainz alla fine della gara ha avuto problemi legati alla frizione. Non vorrei che l'intervento proprio sulla frizione al via abbia creato grossi problemi. Resta comunque sempre un problema. La Ferrari è l'unica che ha problemi quasi sempre di carattere elettrico, meccanico, rispetto ai top team, e la Ferrari è l'unica che riesce addirittura a creare problemi ai propri piloti nel giro di formazione. In qualche caso, diciamo, è già accaduto con Schumacher, rottura del motore, e Prost nel 91, quando a Imola, condizioni di pista comunque tutt'affatto differenti, nel senso che era molto umida, andò fuori pista anche lui nel giro di ricognizione prima del via. Poi c'è tutto un inghippo, un pasticcio legato al fatto se Leclerc potesse o meno riportare la macchina ai box. A quanto pare no, per regolamento, ma anche lì molti dubbi, e questo ci dice anche quanto sia astruso e cervellotico questo regolamento. A Leclerc non hanno fatto dire esattamente quale fosse il tipo di guasto, e questo ci lascia anche molto perplessi. Molti di noi si erano posti il dubbio se fosse utile, ad esempio, avere una power unit fresca per le ultime due gare in Brasile, dove notoriamente si può comunque superare in almeno due punti. Non vorrei che, se ci fosse un problema alla power unit, la Ferrari facesse la figuraccia a Las Vegas. Sappiamo che la Ferrari tiene molto a quella gara per tutta una serie di motivi, sia perché in qualche modo il tracciato potrebbe essere utile per esaltare le pochissime doti che ha questo trattore che si chiama SF23, sia perché comunque il mercato americano è un mercato in cui naturalmente la Ferrari vuole fare bella figura per ovvi motivi. È il primo più grande mercato delle stradali Ferrari. Ma potremmo dire così: se Atene piange, Sparta non ride, perché Mercedes ne combina di ogni tipo. E tra l'altro ci avevano assicurato che avevano capito le gomme, ci avevano assicurato che avevano capito con le evoluzioni portate in pista tante cose. Il risultato, se ci fosse stato Leclerc, molto probabilmente avremmo guadagnato punti preziosi, perché la Mercedes è andata male con tutte le gomme. Addirittura Russell è stato costretto ad un ritiro precauzionale, non sappiamo per quale motivo, e comunque si vedeva che mangiavano le gomme come ai tempi del 2013, quando poi gli concessero 1000 km di test irregolari e così via. Io lo ricordo sempre perché è una delle pagine più nere della storia sportiva della Formula 1. Quindi appunto in qualche modo si resta sempre a 20 punti, credo, nel mondiale costruttori. Adesso vediamo le ultime tappe. Certo che una Ferrari così
fa male il cuore, bisogna dirlo, soprattutto per un Leclerc, veramente dal punto di vista psicologico deve avere una pressione, questo pilota addosso enorme, deve avere una bella corazza. Io continuo a pensare che se Leclerc vuole vincere è meglio che cambi aria e non stia in questa Ferrari. Lieto naturalmente di potermi sbagliare e di raccontare l'anno prossimo un altro Gran Premio e un altro Mondiale. Avete ascoltato L'Espresso del Froldi, pensieri liberi e non vincolanti sul mondo della Formula 1.